Buongiorno amici e amiche di Epicinte News, buongiorno campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento delle ore 12 sul nostro canale YouTube. Da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Troviamo dopo le celebrazioni post scudetto di lunedì sera Fabio Costantino. Ben ritrovato Fabio. Ciao Raffaele, ben trovati a tutti. Vi vedo più rilassati, vi vedo, vi immagino tutti più rilassati, anche se c'è ancora un po' di adrenalina che scorre in corpo. Quindi non è finita, la stagione è Non è finita, ci assolutamente sono altre finita. cinque partite. Ci sarà anche la carovana col pullman scoperto dopo Inter Torino, che sarà ovviamente sold out. C'era ancora tanto da vedere, dai. Godiamoci questa lunga coda, perché adesso abbiamo avuto recentemente l'atto notarile, il più bello di tutti, sulla seconda stella. E adesso festeggiamo questo atto notarile a modo nostro, nel modo più giusto e più piacevole. Allora, prima di entrare in diretta, diciamo, prima di entrare in diretta, nel senso, no, della registrazione di questo video, ho aggiornato i profili social del Milan augurandomi, no, di trovare un messaggio da Non fuori. c'è Zero, niente. zero, silenzio totale in casa Milan sui profili social. Come abbiamo parlato anche ieri, no, nella diretta con il salotto di FCT News, bisogna anche saper perdere. È qualcuno sta dimostrando di non saperlo fare, mentre noi stiamo anche dimostrando di saper vincere anche le modalità della festa, che, come ha ricordato Fabio, è soltanto iniziata. Abbiamo dato la notizia ieri, no, in diretta, sul cambio di Inter Torino, che si giocherà domenica alle 12:30. Poi ci sarà Sì. il giro, no, del bus scoperto, quindi la festa vera e propria con la squadra. E poi ci sarà anche, no, Inter Lazio, la consegna della Coppa e un evento, poi un mega concerto a San Siro, sempre dopo la partita. Spoiler: praticamente prima di entrare a registrare questo video è arrivata anche la notizia, no, della canzone celebrativa della seconda stella. Tre grandi tifosi nerazzurri, Madame, Taranà e Rosvillan. La canzone sarà disponibile venerdì mattina, 26 aprile, quindi siamo anche in attesa, no, di ascoltarla. Si intitola Ho fatto un sogno, quindi sarà la canzone proprio celebrativa per la seconda stella. Fabio, questa mattina voglio parlare, voglio iniziare, no, perché sarà una lunga festa, ma sarà anche, no, un lungo periodo per noi per analizzare poi quali sono state, no, le varie tappe scudetto. Io partirei dalle analisi intorno a Simone Inzaghi, perché questo è stato, no, il suo primo scudetto, che arriva dopo diversi anni in Serie A. Ci è andato vicino diverse volte. Io aggiungo anche, no, lo scudetto che ha sfiorato con la Lazio prima, no, dell'esplosione della pandemia Covid, perché era lì con l'Inter contro il Juventus di Sarri a lottare per lo scudetto. Poi è arrivato all'Inter, il testa a testa con il Milan la prima stagione. Ecco, intanto Fabio dovrebbe riapparire subito. Eccolo qui, Fabio. No, la seconda stagione, un distacco che c'è sempre stato, ed è sempre stato abbastanza notevole con il Napoli. Quindi l'Inter non è mai stato scudetto, e questo campionato qui dominato. Io ho individuato, no, tre upgrade di Simone Inzaghi, no, che ha portato questa stagione qui, e quindi magari ne parliamo insieme. La prima, Fabio, riguarda la gestione del gruppo, cioè è un Simone Inzaghi che quest'anno si è completamente evoluto rispetto, no, alle passate stagioni, a mio modesto parere. Ci ha fatto un passo in più, no? Quindi sia nella gestione del gruppo, quando i giocatori parlano di Inzaghi, parlano di un fratello, cioè, come, no, di uno dello spogliatoio, che però riesce sempre, no, a mantenere quel rapporto che ci deve essere tra squadra e allenatore, e soprattutto, Fabio, della lettura della partita in corso, e anche e soprattutto nella gestione dei cambi. Inzaghi praticamente ha sempre utilizzato i cinque cambi, però finalmente, no, rispetto alle passate stagioni in cui qui noi eravamo anche a sottolineare quelli che erano gli errori di Inzaghi, che noi l'abbiamo anche criticato, ma, no, critiche sempre costruttive, ha fatto un passo in avanti. Possiamo dire che, ecco, questa qui è la consacrazione della stagione che abbiamo vissuto, la consacrazione di Inzaghi nella gestione della squadra e dello spogliatoio. Sì, assolutamente, la sublimazione della sua filosofia. Considera che questo è il primo anno in cui veramente ha una panchina lunga, in cui si è dovuto anche mettere alla prova, perché
da una parte è bello poter scegliere, dall'altra per un allenatore non è sempre facile dover dire di no a certi giocatori che tendenzialmente in 17-18 squadre di Serie A giocherebbero titolari sempre. Quindi lui ha avuto anche la capacità, dal punto di vista umano, di farsi apprezzare anche da chi gioca meno. Infatti, quando senti parlare Frattesi, Aslani o altri giocatori che Bissek, altri giocatori che hanno avuto meno spazio, nessuno ci mette la polemicuccia dentro, anche solo dicendo ma avrei voluto. No, ognuno dice: bene, mi sono guadagnato quello spazio che ho avuto, però me lo sono sfruttato. E questo, secondo me, traduce perfettamente il modo in cui Inzaghi ha gestito il gruppo. È cresciuto tantissimo, ma devi anche avere delle capacità umane per questo. Sì. Perché poi so che ci sono allenatori che sono bravissimi strateghi, leggono benissimo le partite, però quando decidono che certi giocatori non fanno parte della propria squadra, non vedono mai il campo e poi chiedono di andarsene, chiedono di essere ceduti in prestito a gennaio. All'Inter non succede questo. Molti calciatori chiedono di venire all'Inter sapendo che l'11 titolare tendenzialmente è off limits, quindi devono sputare sangue per guadagnare un posto al sole. E lo fanno. Pensa a Frattesi. Frattesi è l'esempio lampante di un calciatore che aveva offerte importanti da squadre importanti in Italia e a qualcosa anche all'estero. Lui dall'inizio alla fine ha detto: voglio andare all'Inter, e ha chiesto a Riso: portami all'Inter. E Riso ha aspettato che Inter e Sassuolo trovassero l'accordo per definire l'affare. Stiamo parlando di Frattesi, che tendenzialmente core de Roma, romanista, non ha nulla a che fare con l'Inter nel suo passato. Tifoso, appassionato, simpatizzato, no, però ha visto l'Inter, ci ha giocato contro, l'ha vista giocare, ha visto che ambiente è, conosce i nazionali, sa di avere davanti Mkhitaryan e Barella, ma sceglie di venire all'Inter e poi si guadagna il suo spazio, e se lo guadagna a suon di prestazioni, di gol, di assist, di iniziative decisive. Io nel basket sarebbe il sesto uomo dell'anno, Frattesi, nel basket. Nel calcio non c'è. Anche nella gestione dei cartellini, cioè degli ammoniti, lo hai visto migliorato? Cioè, non fretta. Toccare i tasti dolenti, che sennò poi qualcuno poi ti scrive, ti commenta sotto, perché li vedo gli infiltrati. Meno fretta quest'anno, però. Ma sì, allora, sulle ammonizioni Inzaghi è cresciuto, perché anche l'ultima volta, l'ultima partita a Barella, è stato ammonito molto rapidamente nel derby, però non ci ha neanche pensato a chiamare Frattesi a degli scaldarsi. È cresciuto lui da questo punto di vista, però mi piace notare che anche quando leggo le statistiche, dico, l'Inter ha pochi ammoniti, e i tifosi di altre squadre si lamentano, guarda il numero di falli che commettono e guarda quanti ammoniti hanno. Ma c'è fallo e fallo. È chiaro che Inzaghi li catechizza costantemente: non fatevi ammonire, se dovete fare un fallo, fate un fallo normale, semplice, evitate interventi rischiosi, non protestate. E Barella è cresciuto pure da questo punto di vista, che era colui che era più a rischio. Brozovic è andato via nel frattempo, quindi uno in meno da catechizzare. E i giocatori hanno recepito il messaggio e si sono comportati di conseguenza. Per questo arrivano meno ammonizioni, perché comunque l'Inter commette falli normali, però sono falli di gioco normali, non da ammonizione. Perciò io mi sorprendo quando la gente si focalizza sulle statistiche senza andare oltre, perché il calcio non è statistiche basta, c'è molto di più da analizzare, però ci vuole anche una mente leggermente aperta da questo punto di vista, non pretendo di trovarla troppo spesso in giro. Ci sta. Il secondo aspetto, no, che ho evidenziato in questa stagione, ecco, anche qui la consacrazione a livello comunicativo di Simone Inzaghi, perché bisogna anche dirlo, c'è stato il rischio poi di cadere nella trappola di Allegri, della Juventus, no, di Allegri, e non soltanto di Allegri, ma anche di critiche, attacchi esterni che hanno cercato un po' di limare le distanze, le distanze che poi si sono riversate in classifica con le altre squadre, senza successo, perché poi l'Inter ha stradominato. Inzaghi, che è sempre stato lucido, Fabio, non è mai caduto in questa trappola, a livello comunicativo semplicemente sempre perfetto, non si è mai nascosto quest'anno, in questa stagione. C'è stato sicuramente anche un upgrade, in questo caso lo sottolineiamo, da quando Inzaghi è arrivato all'Inter ad oggi, passi da gigante da questo punto di vista. Sì, anche l'ambiente lo ha spinto verso questa direzione. Chiaramente Inzaghi è arrivato all'Inter da allenatore, fra virgolette, acerbo, nonostante 5 anni di Serie A, anche a un buonissimo livello, l'hai ricordato tu, per un anno
ha conteso la Juventus lo scudetto prima che il destino, chiamiamolo così, non fermasse la sua Lazio, che stava facendo benissimo. E sì, è cresciuto molto, molti interisti se lo ricordano, che si lamentava spesso quando era sulla panchina della Lazio, anche le lamentele che avevano poco senso. Mi ricordo in Inter-Lazio si lamentò di un rigore concesso, era l'Inter di Conte, concesso all'Inter molto troppo rapidamente dall'arbitro senza aspettare valutazione, però dice sì, però il rigore c'era. Diceva che ti lamenti, se la fischiano subito. Tante piccole buche in cui inciampava, però è cresciuto, perché bisogna crescere da tutti i punti di vista. Vedi, chi non lo fa è finito in partenza, non ha futuro. Lui è cresciuto sia come allenatore sia come uomo, anche perché, cavolo, resiste 3 anni sulla panchina dell'Inter con prospettive di altri anni strameritati, non è roba per tutti. Resiste 2 anni Isfor Conte, resiste 3 più anni Isfor Inzaghi, per capire un po' il linguaggio dei giovani. Perciò io mi devo solo complimentare con lui, perché al di là di tutto, dei risultati, quanto larghe devono essere le tue spalle? E soprattutto, quanto deve supportarti la società? Perché ricordiamo, nell'Inter in passato, la società non è che supportasse sempre l'allenatore che non portava subito risultati, anzi, c'era sempre quell'aria un po' tossica di esonero dopo la prossima partita. Invece superato l'ostacolo principale della scorsa stagione, inizio anno, quando l'Inter non vinceva e perdeva in casa contro squadre decisamente più scarse, là è stato un continuo crescendo. E non si è mai fermata la squadra. E Inzaghi ha capito tanto in quel periodo. Era tanto così dal cadere, è rimasto in piedi e ha cominciato a correre. E qua devi essere un grande dal punto di vista anche umano, non solo tecnico e strategico. E lo ha detto anche Pippo Inzaghi, poi ha detto, ecco, io probabilmente avrei riempito di botte tutti, invece lui no, è stato, diciamo, nel momento critico della sua avventura all'Inter, parliamo post Inter Empoli, la sconfitta in casa, lui è stato veramente rigido e in qualche modo anche consapevole del proprio operato, perché poi dietro, diciamo, questa seconda stella c'è la parola lavoro, che è che veramente si ripete nel mondo del calcio, mai come nel calcio moderno. Prima, mentre parlavi, Fabio, stavo pensando un po' anche al fatto che, ecco, Inzaghi è rimasto sulla panchina dell'Inter 3 stagioni, probabilmente resterà anche altre stagioni, ce lo auguriamo, dopo non aver vinto per 2 stagioni lo scudetto, che alla fine l'Inter poteva almeno lottare, cioè il primo anno l'abbiamo lottato fino alla fine, il secondo no, però per me l'Inter ha tutte le carte in regola per vincere tutte le stagioni lo scudetto, no? Abbiamo parlato, però soprattutto, Fabio, quello che mi ha sorpreso, e questo è l'ultimo aspetto, parliamo proprio del campo, cioè Inzaghi, Fabio, ha preso anche delle scelte, io lo devo dire, coraggiose dal punto di vista tattico e tecnico. Partiamo dalla scelta proseguire da febbraio in poi, quando Lukaku torna, parlo della passata stagione, con Dzeko titolare nelle partite importanti, quelle che contano, e poi questo io credo che ha inciso parecchio sulla scelta di Lukaku, che in qualche modo si è sentito tradito da Inzaghi, fino anche alla finale di Champions League, giocata con le sue idee, con un Mkhitaryan in meno, chissà, questo è il grande nostro rimorso, e poi in quella scelta lì di spostare Ciala, Play. E io credo che quest'anno, Fabio, rispetto, noi abbiamo sempre sottolineato, alla fine il calcio di Inzaghi, dell'Inter di Simone Inzaghi, è sempre stato esaltante, ma quest'anno c'è stata la massima evoluzione, e ti aggiungo anche il lavoro fatto, perché poi ovviamente parliamo di Sommer che arriva ed è un grandissimo portiere al posto di Onana, Pavar che rimpiazza Skriniar, ma lì, diciamo, magari il palmarès aiuta, il lavoro fatto con Thuram, perché lì secondo me che c'è l'upgrade dell'Inter, con Ciala Play si gioca più veloce, più verticale, meno orizzontale come appunto faceva giocare Brozovic, e con Thuram, e il lavoro fatto con Thuram che arriva come esterno ma subito dalle prime partite si trasforma in attaccante, non quell'attaccante che comunque vede tanto la porta, però ha segnato anche gol abbastanza pesanti Thuram, ma direi. Io e lì c'è stato veramente il grandissimo lavoro di Simone Inzaghi, lo possiamo dire, questa è l'Inter più bella di Simone Inzaghi, probabilmente una delle Inter sicuramente più belle di sempre. A memoria io non ricordo un'Inter più bella, io vado allo stadio da parecchi anni, però
rispetto al passato, io ci vado contento a prescindere dall'avversario e da come potrebbe finire la partita, perché so che comunque sarà una partita bella, sarà una bella prestazione, perché l'Inter gioca sempre lo stesso tipo di calcio. E quando tu riesci a raggiungere il livello di gioco, che è una costante, perché la bellezza diventa anche una costante, una bellezza costante del gioco, e non lasci adito a qualunque tipo di commento poi su come arrivi al risultato finale, perché poi ci arrivi alla tua maniera, sempre, anche in serate non particolarmente brillanti, perché poi l'Inter deve essere un'orchestra in cui tutti fanno la loro parte, perché se qualcuno, due o tre giocatori sono sottotono, la squadra ne risente, ed è inevitabile, perché ci sono squadre che si basano su quei due o tre giocatori che strappano e vanno in porta, e gli altri fanno la loro parte nel modo che ritengono opportuno. Però nell'Inter tutti sono investiti da una grossa responsabilità, perché se un pezzo dell'ingranaggio non funziona, c'è da soffrire un po' di più. E questo è frutto del lavoro di Inzaghi, perché se tutti sono responsabilizzati, tutti sanno quello che devono fare, tutti si capiscono con lo sguardo, come diceva Mkhitaryan, vuol dire che ha lavorato benissimo, vuol dire che ha creato quell'atmosfera di serenità, di piacere di giocare a pallone, di andare oltre anche situazioni complesse, convinto della tua forza, che è tipica delle grandi squadre, delle squadre vincenti. Tu non vinci per caso, non domini un campionato per caso, non domini perché la Marotta League, perché il calendario, perché i rigori, perché le ammonizioni. Quelle sono le scuse di chi non sa come giustificare il proprio fallimento, di chi ha perso e deve accettare la sconfitta. Poi c'è chi mette la musica a techno perché non vuole vederti festeggiare, c'è chi non si complimenta con te, nonostante in passato gli altri si sono complimentati con te. C'è modo e modo di vivere i risultati. Leggetevi l'editoriale di Bertocchi stamattina in questo senso. Ma poi noi, Fabio, possiamo veramente pensare che possa restare veramente a lungo Simone Inzaghi, cioè per tanti anni. Lui lo farebbe, sì, lui lo farebbe. Chi auspica un ruolo alla Ferguson, che è una cosa introvabile nel calcio italiano, lo fa a ragion veduta. Secondo me lui, nelle condizioni giuste, ci resta volentieri all'Inter, perché se non ti dà stimoli vincere con l'Inter, cosa ti può dare stimoli? Oggettivamente, vincere uno scudetto con l'Inter vale molto di più che in altre piazze. Non lo dico io, lo dice la storia. Perché gli scudetti vinti dall'Inter sono sempre speciali, perché arrivano in modi particolari, non sono mai banali. Lo vince all'ultima giornata, è successo due volte tra gli ultimi scudetti, lo vinci dominando il campionato come nel 2006, come in questa stagione. Non è mai banale uno scudetto dell'Inter ed è sempre bello, e se tu non sei stimolato dal poter continuare a vincere, dal poter continuare a lavorare nelle condizioni giuste, dall'essere in una società che mira verso, guarda avanti e non indietro, oggettivamente non so dove puoi andare a trovare gli stimoli, oggettivamente. Per un allenatore, anche lui come figura, una persona a cui piace restare a lungo nell'ambiente, ci sono 5 anni alla Lazio con Lotito, ragazzi, questo è un pressure test. La primavera, poi cioè, includi anche la primavera in questo. Sì. Vabbè, ma la primavera lo becchi di striscio, là ti serve come esperienza. Formativa. Però 5 anni alla Lazio con Lotito, ogni estate che arriva il mercato. Lotito non voleva mica mollarlo quando no, ma figurati, ma certo, ovvio che non voleva, aveva costruito qualcosa di importante. Ecco, si dice, cioè, secondo me, quando qualcuno vuole fare una critica a Simone Inzaghi, si dice no, è troppo aziendalista, nel senso, ma secondo me invece è un complimento che va fatto, perché ecco, se è riuscito in qualche modo, no, a durare 5 anni con la Lazio, ad ottenere comunque risultati importanti, sappiamo, no? Per esempio, prendiamo quello che è successo con Sarri, no? Sicuramente un presidente molto molto pesante, un po' come De Laurentiis, no? Lavorare con questi presidenti qui è sicuramente molto molto stancante, soprattutto a livello, no, mentale, emotivo. Arriva all'Inter, quando dice quella frase lì, cioè Inzaghi credo che veramente sia perfetto per l'Inter, cioè per il presidente dell'Inter assolutamente sì, bel gioco, porta coppe, porta ricavi, non si può chiedere nulla di più, e finalmente ci ha portato anche questo scudetto. Io credo che ci sono tanti protagonisti, ne parleremo nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché dobbiamo farlo, però è chiaro che la firma gigantesca intorno, no,
a questo scudetto, alla seconda stella, e tutte di Simone Inzaghi. E io sono veramente felice, non soltanto per l'allenatore, ma soprattutto per l'uomo, perché lo hanno sottolineato tutti, a livello umano, a livello professionale, parliamo veramente di una grandissima persona, e mister Inzaghi ovviamente ti facciamo anche noi i complimenti, grazie, perché sei rimasto, anzi faccio un piccolo passo indietro, Fabio, hai accettato di venire all'Inter in un momento storico molto molto difficile, l'ho anche sottolineato lui giustamente, perché si deve togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, venduto Hakimi, venduto Lukaku, Conte va via, questa grandissima responsabilità. Però fortunatamente io credo che, ecco, lo scudetto è lì, impresso, nella bacheca, ma quello che ti rimarrà dentro nei cuori, è nel tuo cuore, è sicuramente l'affetto che il pubblico nerazzurro ti riconosce dopo 3 stagioni. Quindi grazie mister Inzaghi. Questo è soltanto l'inizio, mister. Possiamo toglierci grandissime soddisfazioni insieme. Eccolo qui, Fabio, col tricolore. Con impressione. Abbiamo doppio ma l'effetto è il filtro, lo vedi? Filtro sì. Manuale. Peccato, e chi lo molla questo ora? Peccato, chi lo molla? Che poteva veramente già entrare nella storia, ma lo ricordiamo, Inzaghi è il terzo allenatore più vincente della storia dell'Inter. Sì. Manca un trofeo per raggiungere Herrera e Mancini, quindi il tempo è tutto dalla tua parte, mister. Potrebbe scrivere ovviamente la storia, ma ha scritto tanti record e non sono ancora finiti. Ci proveremo fino all'ultimo, Fabio. Io ti saluto, Fabio, ci rivediamo presto. Molto volentieri. Ovviamente ci vediamo presto, festeggiamo tutti, ribadisco, con responsabilità, godiamoci questo momento, e poi un momento, saranno tante settimane ancora, è lunga da superare per gli altri questa. Molto molto lunga, anche Inzaghi sta prendendo parte ai festeggiamenti, ci sono anche delle belle immagini, dei bei video, noi cercheremo di raccontare tutto. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19, mi raccomando nei commenti diteci ovviamente, lasciate anzi un messaggio al mister, perché io so quello che pensate già su di lui, più o meno siamo tutti d'accordo, quindi lasciate magari un messaggio di ringraziamento per il nostro mister. Ci vediamo alle ore 19 in diretta con il nostro salotto, e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre forza Inter.